Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati in diretta su TRG Fuori Gioco. Come ogni lunedì sera ci siamo per narrare, raccontare, esplorare quello che riguarda il campionato di Serie C, Girone B, quello che riguarda in particolare il Gubbio Calcio, reduce dall'ennesimo successo di questa parte, di questo spicchio di stagione davvero aureo per la formazione di Braglia. Sono 6 vittorie nelle ultime 7 partite, nessuno è riuscito a ottenere il cammino rosso-blu in termini di punti in questo lasso di tempo, in queste settimane, dei risultati ci sono anche delle prestazioni davvero eccellenti. L'ultima ottenuta sul campo della Vispesaro, altra squadra che era in salute, lo diceva la lunga striscia positiva, e il Gubbio, dopo essere andato in svantaggio, ha ribaltato immediatamente la partita, gestendola poi nella ripresa e fallendo anche più volte la possibilità di dilagare di fatto al Benelli. Parleremo proprio di quanto accaduto a Pesaro, peraltro con la squadra seguita da oltre 130 tifosi eugubini, e sotto questo punto di vista sicuramente si riaccende un entusiasmo dovuto anche dal cammino che sta facendo la formazione rosso-blu. Parleremo anche di quello che sta dicendo un po' a largo spettro il campionato arrivato al 24esimo turno, e dunque diciamo che una certa gerarchia si sta ottenendo per quanto riguarda anche la graduatoria. Parleremo del Perugia, che reduce da un pareggio interno con il Rimini e vede accorciarsi il distacco del terzo posto che sta occupando con le inseguitrici, tra cui anche proprio la formazione di Braglia. E ovviamente poi ci trasferiremo verso il prossimo turno. Il Gubbio peraltro sarà di nuovo in campo venerdì sera, questa volta al Barbetti, sarà uno scontro d'alta quota contro il Pescara di mister Zeman. Davvero tantissimi argomenti che vogliamo sviscerare stasera a Fuori Gioco, lo faremo con gli ospiti di serata, a partire, ed è un piacere ritrovarlo in questi studi, perché era già stato ospite lo scorso anno, Francesco Corsinelli. Buonasera Francesco. Salve, buonasera a tutti, buonasera. Difensore laterale tutto fare, possiamo dire, in questa fase del Gubbio, davvero sta avendo un momento di forma eccezionale, poi ne parleremo. Era già stato ospite lo scorso anno, peraltro anche lì dopo una vittoria in trasferta a Lucca contro la sua ex squadra, però rispetto all'altra volta diciamo un pochino più sereno, perché c'era stata un'espulsione in quel caso che gli fece perdere 2 giornate. Beh, invece in questo caso anzi ha fornito un assist a Di Massimo, poi lo vedremo nel servizio. E tornano a trovarci, per quanto riguarda il mio parterre di opinionisti, 2 colonne di Fuori Gioco: Roberto Filippetti, buonasera Roberto. Buonasera, buonasera a tutti. Luca Tosti, buonasera Luca. Buonasera, buonasera a tutti. Con loro ovviamente svilupperemo le tematiche legate al Gubbio, alla Girone B di Serie C, ma anche altri argomenti, su tutti quelli del futsal, che sappiamo un argomento caldo, soprattutto dopo quanto avvenuto nelle ultime ore. Parleremo di tutto questo. Partiamo però dagli indici alfanumerici, ovvero risultati e classifica per quanto riguarda il Girone B di Serie C, 24esimo turno, come detto, che è andato in archivio. Cosa hanno detto i vari campi? Il Gubbio, come detto, espugna 3-1 il campo della Vispesaro, il 3-2 della Juventus Next Gen contro l'Ancona al Moccagatta, poi il Perugia che impatta 0-0 con il Rimini al Curi, quindi la vittoria del Cesena nel testa coda con la Fermana, ma 1-0, partita risolta solo nel finale grazie al solito Spendi. Quindi il 2-0 del Pescara nel derby con il Pineto che dopo questa partita ha esonerato il tecnico Amaolo, e in queste ore si sta decidendo di fatto il successore. Quindi il Sesti Levante che va a espugnare 1-0 il campo della Torres che perde così ancora più contatto dal Cesena capolista, la Carrarese che batte 1-0 l'Olbia, poi ancora 0-0 tra Arezzo e Virtus Entella, la Lucchese che supera 2-1 la Spalla, che a sua volta ha esonerato l'allenatore Colucci e ha ripreso di fatto in panchina Di Carlo, che era stato mesi fa esonerato, e poi anche la goleada assoluta, mentre ci sono ritorni strani, e qui lo dico anche per la nostra regia in studio, la goleada, dicevo, tra Recanatese e Pontedera, ben 9 gol, 4-5 il risultato finale per la formazione toscana. Questo per quanto riguarda i risultati. La classifica dunque dopo 24 turni vede in testa il Cesena, sempre più capolista, a quota 59, segue la Torres che rimane a 50, dunque ora è 9 la distanza, il gap fra le due squadre.
squadre, il Perugia, terza forza, a 43, ma subito dietro c'è la Carrarese a 42, e subito dietro c'è il Pescara a 41, e subito ancora dietro c'è il Gubbio a 40. Il Pontedera comunque è lì, settimo a 38 punti, Virtus Entella 31, Lucchese assieme alla Juventus Next Gen, che ha compiuto davvero un percorso importante nell'ultimo periodo, 30 punti a chiudere la ipotetica zona playoff ad oggi, 30 punti anche per l'Arezzo, 29 per Pineto e Rimini, appena sotto ci sono Sestri Levante di Spesaro ed Ancona 25, e poi la zona playout con Recanatese a 24, la Spal a 21, l'Olbia a 20 e la Fermana ultima in classifica a quota 17. Vedete come comunque i punti siano davvero risibili tra zona playoff e zona playout. Parleremo anche di questo, ma partiamo da quanto accaduto alla Benelli, vi Spesaro Gubbio, il servizio della partita, e poi torniamo sempre qui in studio a Fuorigioco. Al Benelli e vi Spesaro Gubbio per la 24esima giornata del girone BDC, 4-3-1-2 per Banchieri con Pucciarelli a supporto di Carson e Nicastro, stesso impianto di gioco per Braglia con Spina sulla tre quarti di Massimo e Bernardotto, tandem d'attacco incipit con l'elettroshock. Passano due minuti e Pucciarelli calcia di sinistro dal limite dopo la combinazione tra Carson e Nicastro, Greco con un super colpo di reni alza sopra la traversa. Dal corner di Paola calciato sul corto, Carson sovrasta di Massimo in corna sul primo palo. Greco respinge ma dietro la linea di porta secondo l'arbitro Mastro Domenico di Matera ed è subito vantaggio di Spesaro. Sesto sigillo in campionato per l'attaccante islandese e partita che sembra subito in discesa per i Vissini. Sembra appunto perché appena 40 secondi dopo Corsinelli scambia con Spina e scende sulla destra crossando a centro area. Questa volta è Di Massimo a rubare il tempo all'intera retroguardia biancorossa e a schiacciare di testa verso la porta. Il resto lo fa Neri che nel tentativo di bloccare il pallone vede carambolare lo stesso sotto le gambe e di conseguenza in maniera mefistofelica dietro la linea di porta. Fulmineo pareggio e Eugubino, complice l'infortunio del portiere classe 2002 di proprietà del Venezia, ma notevole la costruzione offensiva rossoblù che impatta in un battito di ciglia la contesa. Passano tre minuti e Spina riceve nel mezzo spazio a destra imbucando in area per Di Massimo che da posizione defilata mette forte in mezzo. Neri devia sul primo palo alzando a campanile un pallone su cui si avventa ancora Spina che brucia sul tempo Zagnoni e di sinistro sotto misura deposita in rete il gol del vantaggio Eugubino. Rimonta completata in 120 secondi dal Gubbio grazie alle interconnessioni tecniche tra Di Massimo e Spina, con quinta marcatura stagionale davvero rapace d'aria per il fantasista di Mileto. Da qui la Vis prova a pressare alto alzando il baricentro perdendo così equilibrio tra i reparti e il Gubbio agisce in ripartenza. Al 31esimo Bernardotto riceve da Mercati e corre fino alla tre quarti, celestiale triangolazione con Di Massimo per il numero 99 che da posizione periferica cerca il colpo sotto dopo aver fintato, ma Neri con una parata prodigiosa ricaccia la sfera in angolo. Dal corner battuto da Spina, Signorini anticipa di testa Neri disegnando una parabola che si sposta sul palo opposto. Bernardotto di testa indirizza verso la porta, ma Zagnoni di spalla evita il tris. Al minuto 34 il giro palla pesarese porta alla conclusione Rossetti. La deviazione di Casolari cambia direzione al tiro, ma Greco con un intervento d'applausi in tuffo sventa la minaccia. Al 45esimo Bernardotto sfrutta il disequilibrio difensivo vissino e corre da solo verso la porta, ma la sua conclusione d'interno sul primo palo trova un Neri portentoso nel sigillare la porta biancorossa. Vi Spesaro 1, Gubbio 2 alla fine dei primi 45 minuti e nella ripresa triplo cambio per Banchieri, peraltro espulso per proteste nel primo tempo con gli ingressi di Pezzotto, Iervolino e Mamona, ma al 56esimo una trama generata sulla sinistra da Bumbu e splendidamente rifinita da Bernardotto trova libero in area il terzo uomo, ovvero Di Massimo, che controlla di destro e trafigge con il sinistro Neri per la terza marcatura eugubina. Gubbio Champagne al Benelli, doppiette 7 centri stagionali per Di Massimo, ma ancora una volta principesca la capacità dei giocatori di Braglia di arrivare in porta con scambi e spaziature da categoria superiore. Dentro Brambilla e Chierico per Casolari e Spina e il Gubbio continua a spingere. Al minuto 69 cross di Corsinelli per Bernardotto, ma la sua torsione non inquadra la porta. Dentro anche Rosaia, Di Marco e Udo per Bumbu, Mercati e Bernardotto, ma arriva un segnale di vita pesarese al minuto 80 con Pezzotto che riceve sul vertice destro dell'area, si sposta la palla sul sinistro e calcia a giro, pallone di non molto lato. Al minuto 87 è Brambilla a trovare nel corridoio centrale Udo, sinistro bloccato a terra da Neri. Finisce con il blitz Eugubino al Benelli per la sesta vittoria nelle ultime 7 partite, dove i rossoblù hanno collezionato 19 punti, salendo così a quota 40 in classifica alle pendici del podio. Venerdì 9 alle 20.45 duello d'alta quota al Barbetti contro il Pescara per i ragazzi di Mister Braglia.
E potevano essere due gli assist, anche rivedendo il servizio. Se Bernardotta avesse avuto più precisione, Francesco Corsinelli lì nel secondo tempo. Comunque, grande prestazione del Gubbio, ennesima di questo spicchio di stagione. Grande partita di Francesco Corsinelli, che è qui con noi in studio. A cui chiedo subito, insomma, se ci racconti un po' di questa partita, perché è vero, il Gubbio è in grande fiducia. Poi magari ne parleremo più approfonditamente di quello che sta vivendo in questo periodo e anche prima, magari la formazione Gubbio in questa stagione. Però partire sotto a Pesaro, subendo un gol anche un po' lì episodico, no? Su calcio d'angolo, non era certo un biglietto da visita favorevolissimo per iniziare una partita del genere contro una squadra che comunque veniva da 9 risultati consecutivi come era la squadra di Banchieri, e invece in un veramente lampo avete non solo recuperato ma ribaltato la partita. Ecco, com'è stato per te, che l'hai vissuta da protagonista, viverla, e se nonostante lo svantaggio eri convinto che potevate raddrizzarla, ecco. Ma ti dico la verità, magari 2 mesi fa questa partita qua, non dico che l'avremmo persa, ma comunque sì, avremmo fatto fatica a riportarla a nostro favore, perché abbiamo sofferto tanto, ma all'inizio stagione non trovavamo magari anche noi la quadratura giusta fra di noi, sono state tante cose che non andavano magari. Adesso però c'è entusiasmo, come si è visto anche a Pineto, che dopo penso 30 secondi siamo andati sotto di 1-0 con Volpicelli. Siamo riusciti a ribaltarla da 1, e nonostante l'uomo in meno al 50esimo siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Quindi penso che sia la dimostrazione che questa squadra ad oggi c'è, ha delle trame di gioco sicuramente migliori rispetto a prima. Però comunque sia, bisogna far forza su questa cosa, che abbiamo fatto risultati consecutivi utili, 7 di cui 6 vittorie e un pareggio, e bisogna continuare a volare su questa direzione. Comunque affronteremo una squadra forte di categoria, secondo il mio punto di vista, che comunque c'è giocatori molto interessanti, soprattutto giovani, e bisogna continuare con questo entusiasmo qua, dai. Ovviamente di questo poi svilupperemo un'ampia parentesi per quanto riguarda anche la gara di venerdì con il Pescara. Però Francesco, tu dicevi proprio di come sia un po' cambiata la geografia dal punto di vista non solo dei risultati ma anche tecnico-tattica della squadra, no? C'è stato anche una strada, diciamo, una nuova via che riguarda anche il sistema di gioco ben precisa. Da un momento in poi questa squadra non ha più cambiato sotto quel punto di vista. Prima soventemente il Gubbio si schierava con i quinti a centrocampo, e i terzini come te dovevano, insomma, sdoppiarsi, non che adesso il lavoro sia più semplice, ma Certo. forse probabilmente per le caratteristiche della squadra, e anche per chi è arrivato a stagione in corso, mi riferisco anche a coloro che hanno intrapreso l'avventura Gubina a gennaio, forse questo impianto di gioco è perfetto al momento per come la squadra si esprime. Ma sai, comunque penso che avendo fatto questo metodo di gioco, diciamo che sono successe varie cose, di cui, come dicevi tu, le trame. È cambiato, perché penso che sia sull'occhio di tutti. Con ciò non sto dicendo che prima eravamo scarsi o comunque se non andassero bene, però evidentemente ha dato quel qualcosa in più a tutti, e ci troviamo bene in campo così. Quindi sicuramente penso che continuiamo su questa strada, perché comunque ad oggi il campo parla, quindi siamo contenti, dai, nel senso, il mister comunque si ha preso questa scelta e noi abbiamo dimostrato che ci siamo, e fa Assolutamente piacere. sì. Poi parleremo di quello che è stato il percorso in questi 2 anni di Francesco Corsinelli a Gubbio, e in generale quella che è stata un po' la sua carriera. Però è innegabile come adesso la tua condizione fisica e mentale, almeno quello che si vede in campo, sia davvero importante. Insomma, ecco, com'è stato per te, insomma, vivere questa stagione, che era cominciata in maniera, penso, parecchio particolare, ecco, uso questo aggettivo perché eri ai margini della squadra ancora a settembre, se non vado errato, e poi piano piano non solo ti sei riconquistato credibilità all'interno dello spogliatoio e agli occhi dell'allenatore, ma hai preso proprio le redini in campo da titolare. Ecco, com'è stato per te vivere tutto questo percorso? Ma è stato molto altalenante, comunque sia, all'inizio è stato molto faticoso, perché vuoi non vuoi venivo da una stagione dove, secondo il mio punto di vista, ti parlo dell'anno scorso, la prima parte della stagione sì, ho fatto un buon campionato, ritorno, secondo me non è stata all'altezza di quello che posso dare io, e sicuramente in cambiamento è stato fatto anche in me stesso, ecco, a livello mentale sia anche a livello fisico. Ho cercato comunque sia di riprendermi il posto, perché comunque giustamente, non essendo fra parentesi a margine a settembre, poi
rimettersi rosa e cercare di conquistarsi il posto non è molto semplice, comunque sia. Però mi è sembrata la possibilità poi di entrare, di dimostrare che giocatore sono realmente, e dopo mi sono conquistato il posto e poi da là è stato tutto un salire, ecco, ad oggi. Quindi sono contento e sono orgoglioso di quello che ho fatto, e comunque sia, ti ripeto, ringrazio comunque il mister che mi ha dato l'opportunità di giocare e di dimostrare in realtà chi è il vero Corsinelli rispetto a me l'anno scorso, ecco. E la parabola di Corsinelli, Roberto Filippetti, credo che sia abbastanza paradigmatica un po' di quello che sta succedendo anche al Gubbio, perché è vero, c'è stata un'altalenanza dei risultati che comunque aveva portato il Gubbio a essere in zona playoff, anche se traballante lì tra nono e decimo posto per lungo tempo. Adesso va detto che rispetto anche a un mese fa circa, quando eri qui ospite e si parlava comunque di una ripresa graduale, adesso invece ci sono delle certezze importanti arrivate dal mercato, ma arrivate soprattutto, penso, da una squadra che ha instaurato la mentalità giusta. Ecco, come hai visto questo periodo che è sublimato poi con questa vittoria a Pesaro? Paradigmatica, come dici tu, ma anche parallela a quello che ha fatto il Gubbio. Sì. Il cammino di Francesco Corsinelli, perché lui si è fatto avanti con tenacia, con grinta, ha trovato però anche il modulo che esalta più le sue caratteristiche, lui ma anche gli altri che sono in campo, perché praticamente stanno un pochino, non dico esplodendo tutti, però insomma si vede dai risultati. Ne parlavamo anche nelle scorse trasmissioni, il fatto del modulo della difesa 4 e il centrocampo più robusto, eccetera, abbiamo parlato tantissime volte, e poi i fatti erano quelli, perché Gubbio, nel momento in cui si era schierato con questo modulo, aveva praticamente nel girone d'andata aveva ottenuto i risultati. Non l'aveva ottenuti a Pescara, ma aveva assolutamente meritato anche in quella gara, schierandosi sempre con il modulo a difesa 4. Quindi, a mio modo di vedere, il Gubbio adesso, non lo scopro certo io, ma la squadra più in forma del campionato, è quella che sta esprimendo il massimo. E che, certo, tanta roba, insomma, sono 7 partite, 19 punti, un pareggio, tutte vittorie, lo stanno a dimostrare, ma è un Gubbio che sta trovando la sua quadratura. Il mister Braia ha dato sì l'opportunità a Corsinelli e ad altri giocatori di poter esprimere, però poi scendono loro in campo e loro hanno dimostrato di essere davvero all'altezza della situazione. È un Gubbio che sicuramente può guardare, rispetto a un mese fa, come dici tu, anche più di un mese fa, sicuramente in avanti bene. Gubbio che guarda avanti con positività, come dice Roberto, caro Luca Tosti, Gubbio che ha messo nella rosa, innestato nella rosa giocatori importanti a gennaio, ma sono anche partiti giocatori importanti, perché su tutti Boulevard e Portanova erano due capisaldi dell'ultimo periodo, delle ultime stagioni della formazione rossoblù, e a oggi però queste assenze non si percepiscono in termini anche valoriali per quanto riguarda il gioco espresso e poi i risultati finali. Com'è stato per te questi cambiamenti che sembrano avere in qualche modo dato un quid in più alla squadra in questo periodo? Sì, allora parto con ringraziando sinceramente la società per il buon lavoro svolto anche in sede di mercato, dove a mio avviso la perdita, il giocatore di cui mi sarei privato meno, era proprio Portanova, che aveva dimostrato innanzitutto una grande crescita. Quest'anno è stato caratterizzato anche nell'ultimo periodo soprattutto da qualche magari infortunio di troppo, però era cresciuto anche a livello mentale, e quando comunque si è giocato era stato sempre uno dei giocatori che non si era mai risparmiato e aveva fatto buonissime partite. Purtroppo penso che, da come siano andate le cose, a penalizzarlo non sia stata tanto la volontà del Gubbio di non proseguire perché non ci fosse fiducia nei mezzi, quanto proprio per il discorso che Portanova dal prossimo anno non sarà più un giocatore che porterà contributi con la sua presenza in campo, e questo ha determinato un po' la cessione di questo giocatore. Quindi io non me ne sarei privato, però capisco anche che all'interno della società ci sono comunque sia delle direttive, delle linee guida, e quindi è giusto così. Soprattutto questo per dire che comunque sia, sì, Boulevard è un giocatore importante, sicuramente di categoria, però dobbiamo anche pensare che alle difficoltà che soprattutto quest'anno ha avuto questo giocatore, perché anche numeri alla mano, perché poi se andiamo ad analizzare i numeri, è un giocatore che stanno che comunque si aveva fatto un solo gol, aveva trovato solo nell'ultimo periodo magari una discreta continuità anche con la fascia di capitano al braccio, però aveva fatto
in questo anno e mezzo con Braia aveva comunque si affaticato in più di un'occasione a venirne fuori. La cosa più importante però è che sono arrivati, comunque sia, sono partiti 8 giocatori, ne sono arrivati altrettanti. Non so se mister Braia sarà soddisfatto in pieno, perché da prima del mercato che diceva che comunque sia la rosa era corta, in questo momento mi sento di dire che è una rosa cortissima, non è, perché comunque sia per ogni ruolo ci sono 2 giocatori, considerando che siamo a più di metà di campionato, io penso che la rosa numericamente sia giusta, ma soprattutto sono arrivati giocatori secondo me molto interessanti, Bernardotto e Bumbu l'abbiamo già visti ormai da quasi un mese, c'è anche Brambilla che comunque sia si sta ritagliando il suo spazio a gara in corso ed è un giocatore che oltre a fisicità magari dà anche una buona dose di qualità tecnica e anche permette anche di far rifiatare chi gioca in impostazione. E presto speriamo di avere l'opportunità di conoscere anche gli ultimissimi arrivati come Calabrese e Desogus. Desogus è tra l'altro un giocatore molto interessante, perché io l'avevo visto in 2-3 occasioni durante le Final Eight di primavera in un Cagliari-Inter in cui addirittura c'erano Desogus e Luvumbu, certo, in campo sì. E in un'altra partita Desogus, Luvumbu era subentrato a Desogus, quindi è un giocatore comunque sia interessante. L'anno scorso a Pescara ha avuto spazio, non ha fatto male e lo aspettiamo chissà proprio anche dalla prossima partita, perché purtroppo la squalifica di Massimo, che sarà, insomma, dovrà essere sopperita, chissà che non possa aprire anche a gara in corso le porte a questo giocatore del prodotto del vivaio del Cagliari. Eh sì, perché ha preso una munizione proprio nel finale di partita a Pesaro di Massimo, che lo estromette di fatto per squalifica nella gara con il Pescara. Allora sentiamolo proprio di Massimo assieme a Bernardotto nelle interviste post gara, sentiamo anche ovviamente i due allenatori Braglia e Banchieri e poi torniamo sempre qui a Fuorigioco. Della partita l'abbiamo interpretata bene, siamo stati un po' ingenui su quegli angoli all'inizio perché non si riusciva a trovare contromisure e loro erano molto pericolosi, poi ci siamo riusciti e l'abbiamo gestita molto meglio, abbiamo avuto svariate occasioni però bisognerebbe fare qualche golletto in più quando ci capita, che poi le partite girano e riesce anche a perdere, perciò. Non è la prima volta che ci potrebbe succedere di nuovo. Giustamente finora ha tirato la carretta anche Udo, turno di riposo, queste cose qua, due, quello che si vede in campo. Purtroppo qui ora c'è la competizione, no? Fra ragazzi. Abbiamo una buona rosa, sta fuori gente che da altre parti al limite farebbe anche titolare, tipo Giacomo Rosaia, tipo oggi per dire stava fuori Chierico, che finora ha fatto un grandissimo campionato, bisogna essere contenti. Da quando abbiamo cambiato gioco, che abbiamo dato più libertà anche a Di Massimo, no? Che può svariare, attaccare, ha meno compiti difensivi, fanno delle cose, sembra che giochino insieme da degli anni, anche Bernardotto che è arrivato da 15-20 giorni ha fatto delle cose in coppia con Di Massimo importanti. Poi si mangia il gol, ma quello glielo ho sempre detto, io lo dicevo anche a Avellino, mira la bandierina, lui mi dà maretta. Allora io torno a ripetere, il notario può fare che vuole, tira fuori i soldi lui, io glieli piglio. Io sono soddisfatto del lavoro che è stato fatto da parte di Mignemi con l'ok della società, perché Mignemi è bravo, ti dà delle alternative, ma poi chi è che gli dà l'autorizzazione a procedere e chi ci mette dei soldi è notari. Cioè io di notari, no, onestamente io non sono abituato a parlare male mai di nessuno, anche quando mi mandano a casa, mi è successo qualche volta. Poche. Vabbè, non fa niente, io abbiamo 34 anni, ci sta che mi mandino a casa, ma non sentirà mai una polemica da parte mia, non l'ho fatta a Redino, non l'ho fatta a Cosenza, non l'ho fatta da altre parti. Mi ero prefissato di durare tutto il campionato con 4 munizioni, ma non ci sono riuscito. Peccato, perché alla fine ho fatto un fallo di gioco, però l'arbitro ha deciso così. Il primo gol proprio abbiamo fatto tante belle azioni, poi c'è stato un bello scambio a destra e poi quando ho visto Corsinelli arrivare al cross sono entrato dentro. È andata bene, anche perché penso che il portiere ha sbagliato. Ma sono contento perché a parte i gol mi piace come giochiamo. La cosa che ho detto mi ha spiegato io, tanto che non mi divertivo così in campo.
E stasera ero proprio contento quando scambiavamo, giocavamo tutta la squadra. E per quello infatti sono super contento, sono un po' rammaricato per le due occasioni. La prima non lo so, la seconda potevo fare meglio. Però ormai è andata e bisogna andare avanti. La fiducia in cui ci troviamo in questo momento che ce lo fa la differenza in mezzo al campo, perché poi quando continui a vincere, è normale che mentalmente sei più lucido, sei tranquillo, sei sereno e quindi le cose riescono. Non siamo stati fortunati negli episodi e quindi questo è. Poi è chiaro che dispiace molto, però penso che dentro gli episodi non è andata bene all'andata e non è andata bene neanche al ritorno. La partita si è fatta, abbiamo anche, nel non aver fatto punti, credo che abbiamo creato parecchie occasioni da gol. Il loro portiere sul 2-1 ha fatto almeno 2-3 parate, no? Su Rossetti dal limite, su Rossetti di testa. La punizione di Carson è uscita, penso, di poco, quindi è una partita dove dentro gli episodi non siamo stati per niente fortunati. E chiaramente perché quando vai a rincorrere il risultato, quando cerchi di spingere in avanti, alla fine abbiamo giocato di nuovo con chissà 4-5 attaccanti, è normale sporti al contropiede e questo è stato. Però abbiamo avuto ancora la palla con Pessotto per riaprire la partita all'80esimo, ha preso il palo, purtroppo, ripeto, si può parlare qua tantissime ore, ma è una partita dove le nostre occasioni non volevano entrare. Poi ci sono degli episodi che, ripeto, non sta a me commentare, ma che sono abbastanza chiari. E devo ricordare, al netto delle parole di Banchieri, che sta facendo peraltro benissimo con la Vispesa, soprattutto nell'ultimo periodo, che la partita d'andata è finita 1-0 con il rigore di Montevago, che peraltro salutiamo, in quel di Entella. Il Gubbio sbaglia un altro rigore con Mercadante, fu la partita delle 14 tiri in porta a 1 dati SofaScore, che può sbagliare ma magari impercettibilmente, mettiamola così, gliela ezze di ieri, diciamo che li abbiamo visti e rivisti per quanto riguarda un po' quelli che sono stati gli episodi che hanno contraddistinto la partita del Benelli. Detto questo, la Vispesaro sicuramente sta facendo un ottimo campionato e peraltro si è anche rinforzata sul mercato con nomi di primissimo piano, fu tutti Obi e Nicastro, che sicuramente daranno un contributo importante da qui alla fine della stagione. Però riprendo un po' le parole sia di Mister Braglia che di Bernardotto, Francesco, perché Mister Braglia diceva di come anche insomma, come la squadra sia intercambiabile oggi, ecco, la faccio semplice. Chiunque gioca riesce a dare il suo contributo. E poi Bernardotto ha usato una parola, quello della fiducia, che è proprio evidente in campo quando riuscite a trovarvi e a predisporre la gara per come, insomma, l'avete impostato, per come poi vi viene giocandola, mettendola su magari i crismi che vi sono più congeniali. Ti chiedo, insomma, se anche tu percepisci questo, ovvero che chiunque giochi in questo momento riesce a dare un contributo importante e che questa fiducia sia l'aspetto preponderante di questo periodo, ecco. Ma certo, sicuramente sono d'accordo con le parole di Bern e del mister, però ti dico che secondo il mio punto di vista abbiamo fatto anche un cambiamento un po' tutti mentale. Come ti dicevo prima, forse non te l'ho accennato questo, che 2 mesi fa, ti ripeto, eravamo magari una squadra che mentalmente, se subiva un gol, un episodio, non reagiva al 100%. Invece ad oggi mi guardo intorno, mi guardo i miei compagni e cioè so che ci siamo sul pezzo. Quindi ripeto, al di là dei moduli tattici e delle predisposizioni in campo, c'è stato proprio un cambiamento generale nel gruppo, ti dico la verità. Poi è ovvio che se vinci le cose divengono più semplici, magari sei anche più libero mentalmente, il pallone non ti pesa magari come può pesare a un giocatore della Fermana in questo momento, che sicuramente è un momento di difficoltà, sono ultimi, devono fare punti, non pesa come loro. Quindi ovvio che ha ragione anche Bernardotto, poi quando ti diverti in campo tutto ti viene più semplice, questa è la realtà dei fatti. Roberto, in questo, diciamo, purpurri di risultati, in queste prestazioni che sicuramente sono positive, c'è anche un entusiasmo che si è percepito dai 130 passa che erano a Pesaro. È vero che in casa, ancora sotto questo punto di vista, ancora si potrebbe fare di più, questo lo possiamo dire per quanto riguarda la cornice di pubblico. Sappiamo che l'inverno è gubino, quest'anno anche, diciamo, in maniera inferiore, però, esatto, si dice molto freddo e magari in qualche modo ghiaccia anche un po' il clima che c'è allo stadio, però diciamo che venerdì sera vedere oltre 130 persone a Pesaro a seguire
la squadra non è da tutti, soprattutto per quanto riguarda il periodo recente del Gubbio, ecco. Tanto lo fanno i risultati queste cose, no? E quindi sta arrivando fiducia, sta arrivando entusiasmo, e ce l'hanno i giocatori ma ce l'hanno anche i tifosi a questo punto, perché sono arrivati i risultati e sono convinto anche che con il Pescara, come ne parleremo, ma ci sarà una grande cornice di pubblico, peraltro il Pescara è molto seguito, quindi sarà veramente una partita spettacolo e sicuramente anche sugli spalti, questo ne sono sicurissimo. E sta, ovviamente sta a loro attirare i tifosi. E, è vero che sono poche quelle 800-900 presenze al Barbetti, per quello che peraltro stanno attualmente facendo e che hanno fatto anche durante il campionato. Però sono convinto che già la partita con il Pescara questa situazione cambierà dal punto di vista delle presenze sugli spalti, anche l'entusiasmo ovviamente. Posso chiederti, Francesco, se in certi casi, quando giocate soprattutto in casa, ci sono delle tifoserie che arrivano anche in maniera imponente, no? Mi viene in mente per ultima l'Ancona, che aveva tanti tifosi proprio dietro sul settore ospite. Magari il vostro auspicio sia quello di trovare un pubblico che vi sostenga in maniera magari più in massa, ecco, perché il calore magari non manca, gli ultras vi seguono sempre, i ragazzi della curva, però è palese che il Gubbio sta facendo un percorso importante, ecco. Non so, tu hai vissuto anche ambienti in qualche modo elitari di questa categoria, Cosa vorresti, ecco, nella tua idea per quanto riguarda lo stadio Gubbio? Ah no, non cosa vorrei, ti dico la verità, è che in questo momento qua, ovvio che se invece di venire 900 tifosi ne venissero magari 1.500-2.000, ovvio che anche per noi una differenza importante in campo, però apprezziamo comunque sia già che sono venuti in 130 a Pesaro, che comunque era una partita, ti ripeto, come dici tu, con 9 risultati avuti consecutivi, non è che era proprio scontato che il Gubbio vincesse a Pesaro, cioè, dal mio punto di vista, però... Certo. Già ringraziamo che sono venuti, però ovvio che in casa se più vengono e più ci fa piacere, comunque sia il fatto che i tifosi ospiti si sentano di più, no? Non perché, ma anche la lontananza che hanno i nostri tifosi dal campo, loro ce l'abbiamo sotto la porta e gli altri comunque, i nostri tifosi sono ben distanti dal campo, ecco, quindi a volte magari non si sentono anche per questo, non è che, però ovvio che se ci fosse un po' più di tifo, nel senso che anche noi riusciamo a portare, a trasmettere questo entusiasmo ai nostri tifosi, ci farebbe piacere, ecco. Tornando invece alle questioni tecnico-tattiche, Luca Tosti, faccio una domanda un po' velenosetta, diciamo, per quanto riguarda anche le scelte del recente periodo. Ultimamente sta trovando una certa titolarità Greco, anche Banchieri ha sottolineato come le sue parate in un momento della partita a metà, diciamo, del primo tempo siano state probabilmente decisive per quanto riguarda anche l'iter poi della gara. Ti chiedo se secondo te può esserci stato, non dico un sorpasso, ma a oggi quasi un egual valore per quanto riguarda la scelta che poi sta facendo il mister di settimana in settimana, con Vettorella parlo ovviamente. Ma dal mio modestissimo punto di vista personale, questa assolutamente, quello ci mancherebbe. Io penso che questa uguaglianza c'era già all'inizio, nel senso che Greco l'anno scorso, non lo scopriamo quest'anno perché l'anno scorso, quando Di Gennaro ebbe problemi fisici e toccò a Greco difendere, tra l'altro Greco è arrivato dal mercato degli svincolati, sì, a febbraio praticamente, esatto, si fece trovare subito pronto, fu autore di ottime prestazioni, di ottime partite, e anzi quasi in parecchi c'erano rimasti un pochino mali della sua mancata riconferma quando quest'estate è ricominciato il ritiro estivo e ci eravamo presentati a nastri di partenza di fatto con un solo portiere della prima squadra più i giovani magari della Berretti, sì, del settore giovanile, ok. Poi è stato richiamato, diciamo che secondo me Greco è stato scelto perché Vettorella è vero che ha giocato tante partite, più partite fa, è chiaro che rispetto a uno che gioca 5 partite è più facile commettere più errori su 20 partite giocate che non su 5, però insomma Greco, non so se magari tutti condivideranno questa analisi, ma anche un portiere che dà una certa sicurezza al reparto anche con la palla tra i piedi, e non è una cosa insomma che passa in secondo piano. È chiaro che il primo obiettivo del portiere è quello di parare, siamo tutti d'accordo, e sicuramente in questo dà anche maggiore sicurezza in questo momento rispetto a Vettorelle,
sul quale non me ne voglia, però insomma qualche punto perso pesa. Però è un giocatore che il Gubbio, se facciamo caso, cerca di partire sempre dal basso e soprattutto cerca di giocare tutti i palloni. Per buttarli via proprio deve esserci un pressing asfissiante dell'avversario o una situazione di grande pericolo. E Greco, da questo punto di vista, anche sui rilanci, anche sul fraseggiare proprio con i compagni di reparto, è un portiere che ha dimostrato di saper giocare con tanta tranquillità con la palla tra i piedi, a differenza di Vettorel, che era migliorato nel corso dei mesi, ma che soprattutto all'inizio aveva anche difficoltà nel cercare per esempio il rinvio, di trovare un rinvio pulito, faceva fatica. Secondo me Braia, in questa ottica, come è stato premiato magari la crescita di Corsinelli, come è stata premiata parallelamente anche la crescita di Casolari, che all'inizio vedeva poco il campo. Lo stesso Tozzuolo, partito indietrissimo nelle gerarchie, ora è titolare inamovibile, tanto che lo stesso Pirrello, che è un over, fa difficoltà a trovare continuità. E in questo caso, non, da queste rotazioni, non esente nemmeno il portiere, non esente Vettorel, e sono contento per Greco perché sta dimostrando veramente anche il gol, ad esempio, di Pesaro, sarà entrata di pochissimo, perché comunque si aveva avuto un ottimo riflesso, ma anche in altre partite ha sempre dimostrato di essere una garanzia, e quindi in questo momento è giusto, secondo me, che tocchi a Greco difendere i pali. E va sì. Bene anche la concorrenza, no? La Vettorel. Un giocatore di pari ruolo, di pari capacità, possiamo dire, insomma, no? Sono due portieri affidabili, possiamo dire così, e quindi secondo me avere un secondo che magari non aiuta nella concorrenza, magari uno è un po' meno stimolato. Invece avere un secondo che può mettere sempre in discussione la titolarità dell'altro, penso che per la concorrenza fa bene, come peraltro fa bene a chi scende in campo negli altri ruoli, insomma. Alza il livello, l'intensità, la competitività, Francesco? Ma sono d'accordo, sono dal mio punto di vista, come si parla di concorrenza, se ad oggi comunque sia, come ti dicevo anche magari prima della puntata, che i cambi sì. Sono fondamentali, non è una frase tirata lì, è un dato di fatto che comunque sia, magari ad esempio Rosaia si è fatto vincere la partita quando è entrato, cioè lo stesso Greco quando si è trovato di giocare ha dimostrato di poter giocare, ma perché comunque sia durante la settimana svolge il lavoro con dedizione e impegno per il suo sogno personale, che sia magari giocare in Serie A o che sia si fisserà degli obiettivi, quindi giustamente chi durante la settimana è normale, c'è la competizione, ma fa bene, non è una competizione cattiva, è una competizione per migliorarsi tutti noi, comunque sia in campo ci toccherà uno, toccherà un altro, quello non si sa, quindi per farsi trovare pronto è giusto che ci sia un ottimo lavoro da parte di tutto il gruppo, questo penso io. I risultati poi si vedono quando si scende in campo, soprattutto nell'ultimo periodo per quanto concerne il Gubbio. Pubblicità, ci fermiamo dunque qualche istante, poi torniamo, ripartiamo rivedendo tutti i gol di giornata. Restate con noi a Fuorigioco. Tornati a Fuori Gioco, abbiamo parlato di quanto accaduto a Pesaro, il sesto successo delle ultime sette gare del Gubbio, che peraltro non ha mai perso dopo quella sconfitta in quel di Pontedera, una squadra che sta davvero girando a mille in un campionato, però in un girone, anzi scusatemi, Rata Corrige, sempre più competitivo, quello B di Serie C, che sta dimostrando, lo vedete anche dalla classifica, come il livello sia in alto che in basso sia quanto mai competitivo. E allora, facciamo il punto sulle altre partite, ecco la classifica che vi citava altresì, perché il Gubbio è vero, ha fatto questo ciclo di vittorie, ma comunque è sesto in classifica per quanto riguarda appunto la graduatoria, davanti ancora Carrarese e Pescara che sono lì diciamo da ille tempore, e il Pontedera che lo tallona da dietro. Insomma, questa competitività si vede anche poi nei vari incroci. Allora vediamo proprio i gol di giornata, la nostra goal collection, e poi torniamo in studio sempre a Fuorigioco. E Daniel Giampaolo direttamente da calcio d'angolo a portare avanti l'Ancona al Mocagatta contro la Juventus Next Gen, che però impatta. Savona al volo, Perucchini para, arriva come Nenzia, palo e Cerri sotto misura
riporta la situazione in parità 1-1 a fine primo tempo tra Juventus Next Gen e Ancona, che ripassa in vantaggio. Inizio ripresa con il diagonale destro da parte di Spagnoli, sono 10 in stagione per il numero 9 dell'Ancona, ma ancora Juventus Next Gen, Rui per Sekulov che sterza sul destro, gran gol per il numero 44 bianconero appena tornato dalla Cremonese, di nuovo alla Juventus Next Gen, che poi trova anche il tris, punizione di Rui, la palla profonda sul secondo palo, Stramaccioni mette in mezzo per Guerra, sotto misura di testa, 3-2, vittoria e 3 punti per la formazione di Brambilla sull'Ancona. Il Cesena ci mette 82 minuti per vincere la resistenza della Fermana, poi Ogunseye calcia, Spendi che aveva aperto l'azione con la cavalcata palla al piede, trova la 14esima gioia personale capocannoniere del girone B, Steven Spendi. Il Cesena vola sempre più in alto in classifica, sempre ultimo invece la Fermana. Il Pescara avanti nel finale nel derby contro il Pineto con De Marco che apre il piattone destro sull'assistenza un po' fortuita di Cuppone, che poi qui calcia la respinta di Tonti con i piedi, arriva ancora Merola che aveva anche qui aperto l'azione, 2-0 per il Pescara che resta nelle zone alte della classifica. Avanti il Sestri Levante sul campo della Torres, il rigore per il contatto tra Mastino e Podda, dal dischetto Capitan Pane regala 3 punti vitali per la salvezza al Sestri Levante, sconfitta invece interna per la Torres che si allontana dal Cesena capolista. Vince 1-0 anche la Carrarese sull'Olbia, a decidere e la punizione di Schiavi, barriera devia, Rinaldi è gelato, la Carrarese resta in quarta posizione. Lucchese avanti invece contro la Spal, gran destro da parte di Gucker che dagli sviluppi di un corner trova l'incrocio dei pali, davvero prodezza balistica per il calciatore austriaco. Poi inizio ripresa da rimessa laterale, il gol al volo anche qui da parte di Dalmonte che riprende la respinta corta di Tumbarello per il pari della formazione Estense, ma ancora Lucchese con la palla in verticale per Rizzo Pinna che supera il portiere della Spal e timbra il gol, partita per la Lucchese, partita che segna anche la fine dell'esperienza di Colucci sulla panchina della Spal, torna Di Carlo. Avanti nella fiera del gol la Recanatese contro il Pontedera con Carpani al volo sul cross di Lipari, poi verticalizzazione improvvisa di Lombardi per Del Pupo, sarei il grande protagonista del primo tempo quantomeno, Mancino che tocca la traversa e poi entra in rete per il pareggio del Pontedera. Ancora Del Pupo, doppietta immediata al volo sul cross di Angori da sinistra per il ribaltone del Pontedera, poi guardate che trama, palla al piede da parte dei ragazzi di Canzi, il pallone arriva a Perretta, il destro incrociato per il tris al 28esimo del Pontedera contro l'area canatese. Tris che diventa poker, altra bellissima azione che premia Del Pupo, destro che trafigge ancora Meli, tripletta per il giovane argentino che si mette subito in luce con la maglia del Pontedera con questo tris, e poi Carpani doppietta sulla conclusione deviata di Especie per riaprire la partita al 40esimo e 2-4 il punteggio, ma non è finita qui perché a inizio ripresa la palla arriva a Raimo, appena arrivato dalla Carrarese alla Recanatese, il suo tiro cross si incastona dalla parte opposta all'incrocio dei pali, gol pazzesco per la Recanatese che torna a meno 1, ma poi Ianesi rifirma il più 2, il 3-5 sull'assist di Gans, protestano per un fuorigioco i giocatori della Recanatese ma Ianesi segna il pokerissimo, non basta, la rete nel finale di a metà è davvero bella. Recanatese 4, Pontedera 5. E dunque questa fiera del gol, come detto, tra Recanatese e Pontedera ha chiuso anche la nostra clip per quanto riguarda le trasformazioni di giornata, un po' il punto sul campionato ormai. Entriamo nella fase clou, nella fase calda in questo inverno che ci condurrà alla primavera dove ci saranno i verdetti. Francesco Corsinelli, diciamo grande equilibrio generale, un campionato dove abbiamo visto anche Cesena Fermana, no? La prima contro l'ultima e ci sono voluti 83 minuti al Cesena per vincerla, la sensazione è che comunque la formazione bianconera lì davanti sta facendo da battistrada, la Torres adesso un po' rallentato, poi sinceramente veramente un filotto di partite può fare tutta la differenza del mondo, abbiamo visto come il Gubbio ad esempio sia risalito nell'ultimo periodo e come la Recanatese stessa che era nella posizione del Gubbio qualche settimana fa oggi stia lottando di fatto per i playout, insomma è davvero imprevedibile questo girone. Ma certo, sicuramente è un girone molto equilibrato dove le squadre a gennaio comunque parecchie sono anche rinforzate, quindi la stessa Fermana ha preso un bel po' di giocatori, hanno
non mi sono informato benissimo, però ha bisogno di un po' di giocatori, quindi darà filo da torcere a tutti, ma come tutte le altre squadre. Sono rinforzate, quindi ti ripeto, il giorno di ritorno è un altro girone, non è come l'andata. Ormai l'andata è chiusa, ora si pensa che comunque i punti sono importanti, un pareggio può essere decisivo per i playoff, per la vittoria, per la salvezza. Quindi, però bello, dai, soddisfacente quando c'è un girone così competitivo per il giocatore, insomma, ha ancora più stimoli, ecco. Pensi che il Cesena lo abbia ipotecato in maniera importante questa vittoria finale? Ma è ipotecato e non darei nulla per scontato nel calcio per come la vedo io, però sicuramente ha fatto un bel passo avanti, dai, il fatto che ha rallentato anche la Torres, ha vinto, loro hanno vinto a fermo, comunque già più 9 punti, e se ne sarebbe un bel bottino di punti in più, secondo il mio punto di vista, però come ti dicevo prima, il calcio non si può sapere come può andare a finire, ecco, quindi non lo darei per scontata questa vittoria. E chi non è riuscito a vincere è il Perugia, che è reduce da un pareggio interno con il Rimini, 0-0 dopo 4 vittorie di fila. Insomma, si è leggermente inceppata la macchina che stava diventando davvero corposa, davvero letale, quella di Mister Formisano. Sentiamo proprio le sue parole nel post-gara dopo la gara con il Rimini e poi torniamo sempre qui in studio a Fuorigioco. In una partita a scacchi, per cambiare gli spartiti, devi avere delle possibilità di variazione. Stasera queste possibilità di variazione tattiche non ne avevamo. E Rimini è venuto a fare la sua partita compatto, sapevo che avrebbe concesso poco. Quel poco che ci ha concesso ce lo siamo presi con forza e non è bastato. Ho detto che non l'abbiamo vinta perché non abbiamo rischiato di perdere, perché non abbiamo concesso a Rimini neanche un tiro in porta tutta la partita. E quando tu non concedi neanche un tiro in porta vuol dire che hai fatto dell'equilibrio il tuo punto di forza nella tua metà campo. Noi siamo una squadra che deve andarsi a prendere le vittorie senza aver paura di perdere le partite. Non giochiamo per il pareggio. Non ci accontentiamo del pareggio e questa deve essere la nostra legge che ci guida. Ce ne andiamo con rammarico perché sapevamo di doverla vincere e di poterla per quello che abbiamo creato in termini di espressioni, di sviluppi, di predominanza nella metà campo avversaria. Però ci prendiamo la crescita da un punto di vista della sicurezza, ci prendiamo la crescita da un punto di vista della voglia di andare ancora una volta a prendere il risultato fino al 95esimo. Oggi i centimetri non ci hanno aiutato, ci prendiamo un pareggio contro una signora squadra. Tatticamente parlando, oggi il mister avversario ha fatto la scelta di rompere con un giocatore già statico in marcatura, quindi un potenziale difensore. Il difensore era Lepri, solitamente lo fa in dinamica, oggi l'ha fatto in statica, cioè già ha messo un giocatore in marcatura lì. Noi lì avevamo bisogno probabilmente di un giocatore che lo portasse a spasso, dilatando gli spazi nell'attacco con Sille e Saghetti. Non ci siamo riusciti, non avevamo gli interpreti per poterlo fare e allora siamo andati in aggiramento. Quando vai in aggiramento con un blocco basso è molto più complicato di quando ci vai con una squadra che scappa. Oggi Rimini non scappava verso la porta, ma aveva blocco basso e quindi andarle ad affrontare su aggiramento significava fare gol come se fosse una palla inattiva. Per fare gol come se fosse una palla inattiva, i tempi di attacco alla palla sono fondamentali e oggi non siamo stati precisi nei tempi di attacco alla palla. Immaginate le 5 volte che Pazzi è andato in taglio in anticipo, quelle sono le stesse situazioni nelle quali siamo andati in gol contro la Spal e soprattutto è la stessa situazione nella quale preparata siamo andati in gol a Pontedera con Mezzoni. Quindi è tattica la questione. In Noi guardiamo prospettiva. la prestazione, la qualità e non la quantità di ciò che otteniamo. E questo, insomma, la lezione di Formisano, che ha spiegato anche tatticamente quello che è stato un po' il leitmotiv del pari con il Rimini, partita che peraltro ha visto anche una pregunta, un pre piuttosto disdicevole, che è uno scontro anche piuttosto violento tra le due tifoserie, ripreso anche da alcuni video e immagini. Insomma, sicuramente aspetti che sono accaduti, speriamo che non accadano nuovamente in futuro. Comunque in campo la partita è stata vera, come ha spiegato Formisano. È chiaro, qui voglio fare intervenire anche Roberto e Luca, che il Perugia veniva da 4 vittorie, terzo in classifica, e questo credo dia ancora più merito al percorso che ha fatto il Gubbio, per quanto la formazione di Braglia è rimasta sesta con 5 squadre davanti, nonostante questo filotto di vittorie. Però vedere il Perugia a meno 3, che prima di Natale la formazione biancorossa sembrava quasi imprendibile per il Gubbio, direi che questo dimostra come la formazione eugubina stia davvero ben figurando, e al contempo come magari tutto questo divario tecnico-tattico
che si poteva pensare realisticamente forse c'è magari, ma solo in parte, perché probabilmente il rettangolo di gioco sta dimostrando come questo girone, Roberto, sia davvero competitivissimo. Assolutamente sì, il divario c'era tra Gubbio e Perugia fino a un po' di tempo fa, adesso sembra non esserci più. Abbiamo anche sottolineato, anche perché Gubbio è quadrato in tutti i reparti, chiunque entra fa bene. Domenica praticamente, anzi nell'ultima partita a Pesaro, venerdì praticamente sono, tanto per capire, sono entrati Udo, Chierico e... La partita in corso, Rosaia, ecco, infatti, anche Rosaia, e quindi sono giocatori che testimoniano che il Gubbio ha una panchina sicuramente lunga, panchina tra virgolette, perché come abbiamo sottolineato possono giocare tutti i titolari, e questo divario non c'è, il Gubbio lo sta dimostrando, e credo che punti anche quelle, metta nel mirino proprio il Perugia, perché è una possibilità anche questa di poter agganciare il Perugia. Ci sono soltanto 3 punti, vicino c'è la Carrarese, che peraltro dovrà affrontare il Gubbio a brevissimo. La settimana prossima, dopo il Pescara. Sono 3 partite che diranno anche questo molto sul cammino del Gubbio, perché è vero, fare un passo alla volta, però Pescara e Carrarese Entella sono 3 scontri sicuramente che ci diranno se veramente il Gubbio può dire la sua anche per posizioni di classifica superiori, insomma, e mettere nel mirino il Perugia già è qualcosa di molto molto importante. Ed è vero, Luca, che il Perugia ha avuto un'estate tormentata, la squadra di Chiatomo è stata un work in progress costante, poi rifinita in questo mercato di gennaio, comunque con valori davvero, direi, consistenti per la categoria. La perdita di Santoro all'ultimo giorno di mercato gli ha fatto partire un elemento di categoria superiore probabilmente, che è andato di fatto a giocare a Modena. Ti chiedo però se insomma prevedi questo distacco, auspichi quantomeno questo distacco, anche in vista di quello che sarà il derby, perché da qui al 17 marzo è vero che c'è tanto da giocare, però è anche vero che quell'appuntamento è piuttosto sentito per quanto riguarda un po' la città e la tifoseria. Ecco. Sì, vedremo, perché a oggi è assurdo pensare di poter arrivare a, se si potrà arrivare con questo distacco, con qualche punto in più, con troppi punti in più, troppi punti in meno. L'abbiamo detto prima, è un campionato imprevedibile, è un campionato che basta inanellare un filotto anche non lunghissimo, ma anche di 2-3 vittorie di fila e puoi veramente ritrovarti alle stelle, oppure 2-3 sconfitte di fila e torni magari a vedere da vicino le sabbie mobili della classifica. Il Gubbio deve pensare, al di là della partita con il Perugia del prossimo marzo, deve pensare semplicemente a quello che è l'ostacolo successivo. In questo momento c'è il Pescara, poi ci sarà la Carrarese, poi così via dicendo. Il Perugia è una partita che si giocherà tra più di un mese, è assolutamente impensabile, impronosticabile sapere a che punto si dovrà arrivare. Quindi andiamo avanti settimana per settimana. Io penso che ai giocatori sicuramente quello, certo, l'auspicio è questo, arrivare alla partita con il Perugia che sia una partita che possa decidere qualcosa in ottica playoff, quello ce lo auguriamo tutti, ma anche un po' per il discorso che faceva Corsinelli prima, nel senso di far avvicinare la gente allo stadio, di far riavvicinare comunque sia quanta più gente possibile allo stadio. Chiaro che tra un mese e mezzo giocare un derby in cui la distanza tra le due squadre è minima, al di là di chi sia davanti, chi sia indietro, sicuramente con due squadre, con il Gubbio che gioca bene a calcio, con il Perugia che comunque sia sta facendo un ottimo campionato, sarebbe veramente un derby interessante che secondo me avvicinerebbe tanta gente. Già quello sarebbe una grandissima vittoria e l'auspicio più grande che faccio per il momento. Poi con la settimana magari auspico qualcos'altro, però Magari ne riparliamo, perché sarà sicuramente una settimana da febbre alta, come si suol dire nel calcio, e sicuramente ancora però c'è tanto da giocare, a partire dal prossimo turno dove, come detto, il Gubbio sarà in campo già venerdì
al Barbetti, 20-45 contro il Pescara, Pescara che precede proprio il Gubbio in classifica di un punto, Pescara che ha ritrovato entusiasmo perché tra dicembre e gennaio aveva inanellato una serie di 5 partite senza vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi, ora però 3 vittorie consecutive, le ultime 2 senza subire reti. Dal mercato è arrivato anche un giocatore importante come Meazzi, una squadra giovane che ha ritrovato quell'entusiasmo che aveva già a inizio campionato, soprattutto ha ritrovato il suo allenatore Zeman che dopo qualche problema di natura fisica ora sta meglio, non era in panchina nell'ultima gara con il Pineto per una lieve influenza, ma sicuramente, anzi speriamo che ci sarà a Gubbio venerdì. Ha parlato però nel dettaglio, ci ha parlato nel dettaglio del Pescara chi segue da vicino la formazione adriatica, sto parlando di Massimo Profeta, di Rete 8, che ci traccia proprio un quadro, un profilo di quello che rappresenta oggi il Pescara in campionato, parlando proprio anche del momento attuale in vista della partita con il Gubbio e anche proprio del Guru Boemo. Sentiamo proprio Massimo Profeta. La Pescara è a caccia di quella continuità che non c'è mai stata nell'arco di questo campionato, soprattutto perché la rosa è composta da giocatori molto giovani e inesperti. In realtà, insomma, aveva illuso questa squadra sia all'inizio della stagione con 5 vittorie e un pareggio nelle prime 6 di campionato, poi ci sono state altre 3 vittorie consecutive tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, e adesso altri tre successi di fila. È chiaro che si fanno i debiti scongiuri, però insomma la squadra ha una sua quadratura, non c'è dubbio, anche se devo dirti negli ultimi tempi è una squadra molto più solida e cinica. Verrebbe da sorridere perché si parla di una squadra di Zeman, però effettivamente è così, perché nelle ultime 2 partite ci sono stati altrettanti clean sheet, Plizzari non ha subito gol ed è sicuramente un aspetto molto importante e significativo da sottolineare. Quindi è chiaro che questo è uno scontro diretto da non fallire, stessa cosa dicasi naturalmente per il Gubbio che sta disputando davvero un grande campionato. Prevedo che sia una partita intanto combattuta, una partita nella quale chiaramente il Pescara cercherà di giocare, no? Come sa, perché il Pescara non si risparmia mai, anche se in questo momento è solido, perché subisce pochi gol e soprattutto pochissimo l'iniziativa degli avversari, però è una squadra che non specula affatto sul risultato. La piazza è un po' divisa, no? Perché è chiaro che ci si aspetta sempre tanto dal Pescara. Il Pescara, come ben detto tu, insomma, è abituato a frequentare palcoscenici importanti, diciamo che la sua casa, no? La sua dimensione, la dimensione del Pescara è stata sempre la Serie B, no? Storicamente ha fatto anche qualche campionato di A, che non è stato fortunato, però la B, diciamo che la dimensione storica del Pescara. È chiaro che questo è il terzo anno di Serie C, Giacomo, e quindi tu mi insegni che insomma non è che ci sia tutta questa grande soddisfazione da parte dei tifosi, anche perché il Pescara nei precedenti 2 campionati di Serie C è arrivato 5° al termine della stagione regolare, il primo anno, e lo scorso anno 3°. È vero che poi è andato ad 1 centimetro dalla finale nella doppia semifinale con il Foggia. Il Pescara, diciamo che la dimensione attuale è dal 3° al 5°-6° posto. Ecco, l'obiettivo è quello di centrare il 3° posto, però è un obiettivo minimo per quello che si aspetta la gente e per le tradizioni del Pescara. Ma la rosa che è stata fatta quest'anno, che è stata allestita, non è affatto da primato. Vedremo poi nei playoff come andrà a finire. Zeman, diciamo che a scopo precauzionale non è andato in panchina sabato, ma non aveva più la febbre e quindi gli è stato sconsigliato di andare in panchina, anche per quello che gli è successo a metà dicembre, sapete tutti, no? Della ischemia transitoria, insomma è stato un brutto momento per Zeman, ma si è ripreso alla grande. Francesco Corsinelli, allora è palese, credo sia palese quantomeno, che quella di venerdì sarà per certi versi, per tantissimi motivi, una partita affascinante. Vuoi per la situazione in classifica delle 2 squadre, vuoi per l'avversario che arriva a Gubbio, ovvero il Pescara, vuoi perché è una squadra allenata da Zeman, che diciamo è uno degli allenatori che probabilmente hanno più condizionato, caratterizzato il gioco negli ultimi 20-30 anni, dico io. E insomma, in generale, una partita anche per il momento da cui derivano queste 2 squadre, sia il Gubbio che Pescara in grande forma, che ha tanti significati. Ecco, ti posso chiedere insomma che partita ti aspetti venerdì sera, perché credo che
Forse da queste partite non so se può essere un crocevia, però sicuramente queste partite possono dare una spinta in più poi per il proseguo del campionato, visto che ci addentriamo verso la fase clou. Ma non penso sia un crocevia, però comunque sia daresti un impatto importante, perché comunque sia vinci con una squadra, se tu dovessi vincere con una squadra che anche loro ambiscono comunque sia, penso alla posizione migliore in classifica per quanto riguarda i playoff, non penso ambisca a vincere, però comunque sì, abbiamo un seguito di partite, questa qua sarà sicuramente una partita con un ritmo alto, secondo il mio punto di vista, che comunque le squadre di Zeman vanno molto forte, corrono parecchio e soprattutto davanti hanno una grandissima qualità, con Mero, lo stesso Cuppone, che sono giocatori che comunque sono molto interessanti, però io penso che noi sapremo dire la nostra, te lo dico con tutta onestà, non, di certo non ci mettiamo paura del Pescara, come non ci metteremo paura del Cesena, perché comunque si vanno affrontate a viso aperto queste partite, ti ripeto, se tu facessi il risultato sarebbe tanta roba, una grande cosa, ecco. Che valore riveste questa partita in questo momento della stagione, Roberto? Un valore importante, non dico fondamentale, sicuramente importante. C'è lo stesso attore in panchina di qualche anno fa, nella partita forse probabilmente più entusiasmante, diciamo, vista che questa partita l'abbiamo anche in Serie B, anche in questi studi rimembrata più e più volte, facendo rivedere le immagini di quel Pescara con Immobile, Insigne, Verratti, Sansovini, quindi tutta, sappiamo tutti, no? che carriera hanno fatto, però è stata una partita assolutamente entusiasmante e il Pescara aveva fatto vedere delle cose eccezionali, si era già capito da lì che era una squadra candidata per vincere il campionato assolutamente, però questa di venerdì sicuramente sarà molto molto diversa, soprattutto perché, come ha detto il collega da Pescara, Pescara sì è una formazione tosta, però è composta da molti giovani e poi alla fine concede, non è una squadra che, anche se ha fatto due clean sheet nelle ultime due partite, però è una squadra che comunque le squadre di Zeman concedono sicuramente, Gubbio è in grado anche di poter trovare gli spazi necessari, quindi sarà una partita veramente, sono sicuro, veramente spettacolare. Luca Tosti, lo voglio sempre sollecitare un po' dal punto di vista tecnico-tattico. Mancherà Di Massimo, che è squalificato, che è uno dei giocatori più impattanti non del Gubbio ma del campionato in questo momento, per quello che sta dando dalla metà campo in su. Ma per sostituirlo ti aspetti Chierico, che può far tornare dal primo minuto nel ruolo di trequartista, oppure magari un attacco ancora più pesante con, ipotizzo io, Spina dietro a Udo e Bernardotto? Sono entrambe due ipotetiche formazioni che potrebbe adottare, dipende anche un po' come decide di giocarsela, nel senso che magari Chierico ti permette, a differenza ad esempio di Spina, in quella posizione ti permette anche di aiutare a centrocampo, quindi di prendersi più in carico dei compiti difensivi. Spina in quel caso, come aveva detto anche Braia prima nelle interviste, che diceva che a Di Massimo ha dato qualche compito in meno a livello difensivo per lasciarlo più libero, la stessa cosa dovrebbe fare con Spina, anche se Spina è un giocatore che più volte ci ha dimostrato che è molto ben dotato e votato al sacrificio. Sicuramente sarà una bella scelta, non saprei che dire. Io secondo me basta riguardare la gara d'andata proprio per due erroracci difensivi in una serata della nostra difesa di Vettorel. In quella serata il Gubbio riuscì a ripartire in contropiede, a mettere comunque sotto in alcuni frangenti della gara il Pescara. Beh, ricordiamo che andò sotto 1-0 il primo tempo, esatto. Poi 2-1 il secondo tempo in vantaggio con le reti proprio di Di Massimo e Udo, sprecando anche l'eventuale gol del 3-1, e poi ci fu la rimonta con le reti di Squizzato e Moruzzi alla fine. Sì, con il terzo gol, il classico gol della domenica. Però ecco, insomma, una partita pazza quello, però il Gubbio aveva dimostrato in casa del Pescara, dove non è mai facile giocare, di poter tranquillamente dire la sua e di con un briciolo di attenzione in più, con un pizzico di fortuna in più, anche di poter portare a casa non un punto ma l'intera posta in palio. Quindi io penso che, e qui mi riallaccio a quello che diceva Corsinelli, penso che qui, al di là di chi mettere al posto di Di Massimo, del modulo da utilizzare, se cambia o non cambia,
La differenza a questo punto la fa anche la testa. Fisicamente il Gubbio sta dimostrando di stare bene, l'entusiasmo c'è, la testa è più libera, come diceva, si diceva anche prima, quindi dico solo di cercare di sfruttare il momento. La testa non può che essere libera, anche perché è una partita importante, la Vertice sì, però ci si arriva nelle migliori condizioni possibili. Insomma, io penso che anche per un giocatore arrivare a questa partita in queste condizioni può far solo che piacere, ecco. Assolutamente così. Prima di concludere, anche parlando proprio un po' del percorso di Francesco Corsinelli, facciamo una piccola digressione sul tema che riguarda il calcio a 5, il futsal, che dir si voglia. Perché? Perché sabato c'è stato il derby tutto in salsa ai Gubini, in una polivalente, peraltro con il pubblico, delle grandissime occasioni. Era doveroso parlarne della sfida tra Gubbio, Burano e San Martino calcio a 5. Vediamo com'è andata nel servizio, poi torniamo qui in studio. Una polivalente gremita e stracittadina tra Gubbio Burano e San Martino. L'equilibrio regna sovrano fino al 17esimo, quando il diagonale mancino sporco ma efficace di Riccardo Stagi trova il fondo della rete per il vantaggio Gubbio Burano. Due minuti dopo però Alessandro Minelli, con una sontuosa sterzata e conclusione mancina, impatta il risultato per il San Martino, che al 23esimo passa a condurre grazie alla solita griff di Stefano Perotti, che finalizza di destro uno schema da calcio d'angolo. Poi a fine primo tempo una precisa trama in banda porta Francesco Di Bacco al secondo tentativo a siglare il più 2 che manda le squadre al riposo sul punteggio di Gubbio Burano 1 San Martino 3. Si passa alla ripresa e all'ottavo una giocata d'autore di Pietro Mariucci riapre appieno la contesa per il Gubbio Burano, che torna ad una sola rete di distanza. La partita resta vibrante e da variare l'inerzia al 18esimo e la magia di Giovanni Pelicci, che riprende la respinta di un corner ed estrae dal cilindro un collo esterno effetto dalla bandierina che si incastona all'incrocio dei pali. Il Gubbio Burano con grande forza di volontà prova a riaprire di nuovo la partita, ma nel recupero una regale ripartenza sammartinara consente a Luca Tomassini di timbrare il definitivo 2-5 che stila i titoli di coda sul derby eugubino. Sala 37 il San Martino, sempre a meno 1 dal CL Terni, secondo, e a due lunghezze dal Città di Rieti capolista. Prossimo turno ancora alla polivalente contro Real Cannara per i ragazzi di Mister Fumanti. Resta a 24 in quarta piazza il Gubbio Burano, sempre tre punti sopra il Lidarno, con riscatto atteso nel prossimo turno a Città di Castello contro CTS Grafica. Rinnovando i complimenti al Gubbio Burano, che sta facendo davvero un ottimo campionato e ha giocato anche un derby importante, a cui però due esponenti, diciamo, del San Martino calcio a 5, il presidente Roberto Filippetti e il dirigente Luca Tosti, una battuta a testa penso sia d'obbligo, sia per quanto riguarda questa vittoria e che vi vede ancora lì a lottare per il primo posto, perché siete a due punti dal Rieti primo, a uno dal CL Terni che è secondo in classifica. Percorso straordinario, ma anche per la cornice di pubblico polivalente, che era davvero con una con presenze delle grandissime occasioni. Roberto, penso una doppia soddisfazione completa. Assolutamente sì, c'era tantissima gente, mi ricordo forse dai tempi della Visse che non si vedeva più tantissima gente alla polivalente. È stato un incontro e un derby degno di tal nome, perché è stato molto molto combattuto, però direi che il San Martino ha vinto in maniera meritata, perché probabilmente, credo, mi voglio vedere, è stata la miglior gara giocata in questo campionato. Se ci mettiamo anche magari la trasferta di Rieti, dove sotto di 3 gol poi si è riuscita a vincere 4-3, però il San Martino ha giocato sia nel primo che nel secondo tempo veramente bene, quindi ha meritato a mio modo di vedere la vittoria, e in un momento assolutamente anche qui di forma, anche perché sono rientrati due giocatori importanti come il capitano Alessandro Minelli e Tommaso Piccotti, il nostro bomber, e quindi ecco, andiamo avanti. Tra l'altro sabato ci sarà uno scontro al vertice, quello che vede impegnati il Rieti con CLT Terni, quindi una delle due sicuramente perderà punti, oppure entrambe possono perdere in casa di pareggio. Quindi interessante sabato. L'appetito viene mangiando. Luca Tosti, anche tanti giovanissimi, oltre a giocatori esperti come Pierotti, Beltrami, che si stanno mettendo in evidenza. Abbiamo visto il gol di Di Bacco, però diciamo una squadra che sta riscoprendo anche giovani talenti del futsal, questa del San Martino. Sì, io posso solo che fare i complimenti al nostro mister Massimo Manti, perché
veramente sta facendo un lavoro magistrale sia con i ragazzi sia anche proprio, proprio a livello anche con i rapporti con noi in dirigenza, va oltre quello che è il lavoro sul campo, perché si prodiga veramente in tutto e per tutto. Sì, ci sono tanti ragazzi giovani, soprattutto è un gruppo di amici, l'abbiamo detto più volte anche nelle precedenti volte in cui abbiamo avuto modo di parlare del San Martino, ma è un gruppo di amici, molti dei quali si frequentano anche al di fuori appunto delle due ore comunque sia dell'oretta e mezzo di allenamento, ed è un gruppo che comunque sia ha dimostrato di avere tanto 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 carattere e di essere cresciuto tantissimo. Rinnovando i complimenti al Gubbio Burano, che ha fatto una grandissima partita, e noi sabato abbiamo dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra che è giovane ma allo stesso tempo matura e che sa dove vuole arrivare, perché non è facile una partita del genere con un pubblico del genere, arrivati a questo punto del campionato, andare sotto, non perdere la testa, reagire, ribaltare la partita e poi ribaltarla con delle azioni veramente di calcio a 5 di categoria forse anche superiore. Soprattutto venivamo da una settimana, e questo tengo a precisarlo, in cui sabato scorso comunque sia avevamo giocato uno scontro diretto contro il Terni, che nelle battute finali, in cui nelle battute finali ci siamo visti anche negare l'opportunità perlomeno di giocarsi una vittoria e i tre punti dal dischetto con un calcio di rigore. Anche in quell'occasione i ragazzi non hanno perso la testa e hanno anzi dimostrato di restare in partita fino alla fine senza rimediare cartellini, espulsioni senza scene. Dimostrando maturità, insomma. Dimostrando grande maturità, e hai detto bene, sono giovani, però hanno già dimostrato maturità e niente, l'obiettivo resta sempre quello di divertirsi e di provare ad arrivare fino alla fine provando a giocarsi questo campionato, ecco. E ne continueremo a parlare nei prossimi appuntamenti anche informativi sia del San Martino Cancia 5, ovviamente facendo ancora rinnovanti complimenti anche al Gubbio Burano per la C1 e anche all'oratorio Don Bosco che sta facendo la C2 per quanto riguarda appunto le realtà egubine del futsal, salutando anche in questo caso mister Pannacci calorosamente per la squadra egubina che sta facendo la C2. Ne parleremo magari in prossimi appuntamenti su TRG. Voglio chiudere però con Francesco Corsinelli, mi mandate un po' la clip, chiedo dalla regia anche dei suoi assist, ancora aspettiamo il tuo primo gol. Il rosso-blu, caro Francesco, hai avuto qualche occasione anche quest'anno per diciamo qualche tiro da fuori, qualche circostanza in cui poteva starci la tua prima gioia rosso-blu? Di assist qualcuno ne ha fatto anche pregevole, magari li vediamo scorrere, mentre vorrei proprio parlare un po' di questa fase della tua carriera. No, tu sei ancora giovane perché sei del 97, se non vado errato, però hai fatto già tante esperienze in questo campionato, in piazze, come detto, anche piuttosto importanti. Il secondo anno che sei a Gubbio, questo è il tuo primo assist, messo a referto con il gol di Portanova, fermo in un campo che definirlo tale, uso un eufemismo, ma comunque con questo piede hai messo questo cross con l'interno per la testa di Portanova. Questo era subito il secondo, poi per Artistico con l'Alessandria, che poi ha fatto davvero una bellissima cavalcata verso la porta, riferito allo scorso anno che ha visto il Gubbio chiudere in quinta piazza, ricordiamo, alla fine. Con te, che sei uno dei pochi reduci dello scorso anno, si può fare anche una linea di paragone, no? Perché la squadra l'anno scorso era nettamente diversa per gli interpreti, anche penso per il modo di giocare, per tanti fattori, però credo che alla fine l'obiettivo sia quello di figurare al meglio. Lo scorso anno quinto posto, quello era l'assist a Montevago contro la Carrarese, questo è l'ultimo che hai fatto a Di Massimo con la complicità del portiere Neri della Vispesaro. Ti chiedo un po' però, Francesco, insomma, come mi può inquadrare questa squadra? Perché hai detto, insomma, che in questo momento chiaramente non temete nessuno. È chiaro che però c'è un valore oggettivo, un valore assoluto. Ti chiedo come vedi questa squadra all'interno di questo girone, se pensi che veramente si può lottare, perché no, anche per il terzo posto generale di questa classifica. Ma io penso proprio di sì, perché ti ripeto, i valori di questa squadra ci sono, al di là di essere tutti dei bravi ragazzi, perché poi secondo me il mio punto di vista è che il gruppo è molto importante, cioè se noi ci rispettiamo
ci sosteniamo in qualsiasi occasione, che sia in un momento di difficoltà, come è già successo, e sia in questo momento, che possiamo contare uno sull'altro, secondo me si può fare grandi cose insieme. E per quanto riguarda il terzo posto, secondo me è molto fattibile, ad oggi siamo lì, cioè lo stiamo guardando, è a 3 punti di distanza. E perché no? Poi noi bisogna puntare sempre in alto, almeno io sono uno che, ti dico la verità, non mi accontento mai, io personalmente, se gli obiettivi anche personali non sono uno che dice ok, ho fatto il mio a posto, non mi ritrova questa cosa, ma come nel calcio e nella vita, quindi sono convinto che si possa fare di più, ancora di più. Rimasto, adesso sono passati dei mesi, un po' d'amaro in bocca ancora ripensandoci a quella partita con l'Entella, vedendo poi come è andato, come sono andati quei playoff in cui alla fine non ha vinto la squadra che era favorita, ovvero il Lecco, per quanto riguarda proprio quello che è successo nella scorsa post-season. Ma è rimasto sicuramente la mano in bocca perché, secondo il mio punto di vista, al di là del passaggio sul primo gol che abbiamo subito, che sbagliai, che secondo me, al di là del passaggio sbagliato, è anche stato molto fortuito, perché poi non è che sarà un passaggio determinante Tommaselli verso Mercai. Era che l'ha intercettata e è andata sui piedi. Una però carambola. Comunque sia, mi prendo le responsabilità, che perché è giusto così. Certo, c'era rammarico, però chissà, magari quest'anno possiamo fare di più. Non si sa mai. Sicuramente sì. E Francesco Corsinelli recentemente ha rinnovato, questo lo possiamo dire perché è ufficiale, per un'altra stagione con la maglia rosso-blu, dopo che, come detto, in estate era stato per diverse settimane un esubero, partendo anche ai margini della rosa, voci di mercato che si sono rincorse anche in questa sessione. Ti chiedo però, per te che soddisfazione è stata vedere la società che ha rinnovato, poi peraltro non solo Corsinelli ma anche altri giocatori che non sono certo diciamo degli under, come Morelli, come Rosaia, insomma, che cosa ha significato per te ottenere questo riconoscimento, lo possiamo chiamare così, per poi il rendimento che hai dimostrato in campo? Va bene, innanzitutto intanto ho già fatto i ringraziamenti al presidente, al direttore, a tutti quanti, e anche merito anche di miei compagni, sono rinnovato. Però ti dico, è stata una, come ti posso dire, una rivincita, non in quanto riguarda tra me e la società ovviamente, una rivincita mia personale di come ho vissuto un percorso l'anno scorso e di come ne sto vivendo un altro quest'anno. Quindi sono molto 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 contento. E guardando la scuola d'oggi, ti ripeto, io sono convinto che si possa far bene. Se continuiamo così ci togliamo tante soddisfazioni e ci diamo anche qualche sassolino dalla scarpa. E qualche sogno nel cassetto ce l'ha Francesco Corsinelli per quanto riguarda la sua carriera? Ma certo che ce l'ho. Cioè, io sono un ragazzo che, nonostante comunque sono nel 97, cioè 26 anni, non sono più un ventenne, un ventunenne. Però l'obiettivo mio è sempre stato di arrivare almeno a toccare per una volta la Serie A. Però andiamo per step. Intanto pensiamo a scalare le categorie, magari chissà, proprio col Gubbio che vinciamo il campionato, non si sa mai. E poi vedremo, però finché avrò questo sogno qua lo porterò avanti, poi quando arriverò a 34-35 anni purtroppo non si può portare più avanti quel sogno. Però, ma ancora c'è tempo. Però c'è tempo, dai, per pensare al futuro. E intanto partiamo da Pescara, partita di venerdì col Pescara, che penso sia l'obiettivo, certo, principale. Assolutamente. Per cercare di dare ulteriore continuità a quanto sta ben facendo il Gubbio. Vediamo un po' appunto il prossimo turno per fare anche il quadro generale, chiudere così questo appuntamento del lunedì sera con la nostra trasmissione. 25esima giornata, venerdì sera si parte, 20:45 Gubbio Pescara alla Barbetti, ancora derby Pontedera Arezzo in salsa toscana, quindi Rimini che riceve la capolista Cesena, il Perugia che sarà di scena a Vercelli dove gioca il Sestri Levante, ancora Spal Recanatese, quindi Pineto che ospita la Lucchese, la Torres che invece riceve la Juventus Next Gen, squadra caldissima in questo periodo, Fermana che ha uno scontro salvezza importante con la Vispesaro, Virtus Entella invece che riceve la Carrarese e l'Ancona che ospita a sua volta l'Olbia. Questo dunque per quanto riguarda anche il prossimo turno, è davvero tutto per quanto concerne questo appuntamento anche con Fuorigioco. Ringrazio Francesco Corsinelli, un piacere davvero averti avuto di nuovo con noi, grazie mille Francesco, davvero. Grazie a voi, grazie mille a voi. E poi ringrazio Roberto Filippetti, come grazie sempre. A te, Roberto, Giacomo, grazie, buonasera a tutti i telespettatori. Particolare, come non mai, questa sera. Ringrazio anche Luca Tosti, anche te davvero Luca, un piacere ritrovarti. Grazie e ovviamente con
Roberto e Luca, ci ritroveremo anche più avanti nel corso della stagione di Fuorigioco per tornare a commentare le cronache rosso-blu. Ringraziamenti doverosi ancora ad Angelo Casagrande, come sempre, alle telecamere e colui che cura anche i pre e post gara del Gubbio. In regia ancora Sandro Cusarelli e Veronica Cacciamani, Alessandro Orsini che ha curato il montaggio dei servizi, tutti voi che ci avete seguito, la redazione Interreg che mi dà la possibilità di lavorare al meglio. Fuorigioco torna lunedì prossimo, sempre alle 20.30, sempre su Interreg, canale 13. Grazie a tutti e buona serata.